Ehi gente, come va? Bentornati a Battaglie di Pokémon e... Vedete, questo è il mio team Ash. E beh, non è che sto ricominciando da capo con i video, ma... è perché ho cambiato un pochino il team. Beh, tutti i team ricevono dei cambiamenti un po' quando mi gira, quando mi prende il colpo di genio, o... Non so qual è l'opposto di un colpo di genio, ma... il contrario. E boh, volevo provare questa nuova strategia online... Vedere se funziona. Oh, oh, oh. Che squadra, signore e signori. Noi che facciamo? Boh, noi ci proviamo. Doveva proprio andarmi male la registrazione, la prima battaglia che ho fatto, vero? Davvero riuscito perfettamente a dimostrare la strategia. E ora tutto in malora. Vabbè. È in malora soprattutto perché c'è Darkrai. Almeno Blastoise si protegge. Fiuf! Come on, schiva! Yes! Ok! Ce l'abbiamo, gente. La strategia entra in gioco. Non so come andrà, visto che i miei avversari sono questi due, ma vedremo. Comunque, ora la strategia consiste nel... Beh, vedrete. Vi sorprenderà, ma il primo ad agire sarà, spero, Blastoise. Sì, Pidgeot si Mega Evolve. Sarà, spero, Blastoise, se Deoxys velocità non è più veloce anche con il... Ok. Blastoise, che fa Zampillo, e non basterà. Però, dopo io cosa faccio? Io uso Speculmossa sul mio stesso Blastoise. E poi uso un altro bel Zampillo. Voilà. Ecco la strategia. Perché Speculmossa copia l'ultimo attacco usato dal bersaglio e lo riusa contro di lui. Ma Zampillo è una mossa che colpisce entrambi gli avversari, quindi non può essere non può essere usata su di noi. Quindi, per riflesso, Pidgeot la usa sul team avversario. E questo risulta nel bellissimo risultato che avete appena visto. Arceus, non vedo di che tipo è, Elettro, credo? Ci sono state mega evoluzioni? No, quindi può uscire Mega Rayquaza, eh? Beh, a sto punto potrei semplicemente rifare il doppio Zampillo, e chi si è visto si è visto. Sì, perché no? Doppio Zampillo farà comunque male, visto che abbiamo ancora vita piena entrambi. Prevedo che probabilmente lascerà Rayquaza con metà vita e Arceus con forse un quarto di vita. Beh, c'è di buono che Flusso Delta protegge anche il mio Pidgeot, quindi... E ora vedete che Mega Pidgeot è più veloce di Blastoise, quindi mi serve che Pidgeot sia più lento di... Il Pidgeot base sia più lento di Blastoise, sennò questa strategia non funziona. Sì, più o meno come pensavo che sarebbe andata. Lanciafiamme, bla bla bla, no problem. Ascesa del drago. Sapete cos'è divertente? penso che sapete cosa voglio fare, vero? Non ci vuole un... Cioè, magari ci vuole un genio, ma... sarà gustoso. Sarà gustoso. Penso. Probabilmente non la scelta migliore, ma I don't give a shit. Yes. Extra ra- What? What? Ah, è perché ho usato extra rapid. No. E vabbè, gente. Comunque avete capito, no? Avrei usato ascesa del drago se... Se non avessi usato extra rapido. Ora non ho più vento in coda, che è un po' una iella. Quindi cercherò di rimetterlo in piedi, se riesco. Ha rage quittato? O ho rage quittato io? Mi chiede che se voglio continuare a lottare, quindi penso che sia lui ad aver rage quittato. Penso. Beh, avete visto la strategia in azione. Magari ne cerco un'altra. Neo, nice to meet you. Dal Tennessee, ok.
Neo. Squadra che potrei trovare sospetta? Ma sembra un team in game. Tanto per arrotondare questo video. Non so, una battaglia per video, se non è molto bella, mi sa di bla. So che la gente vede 24 minuti e dice, ah, non lo guardo. Cioè, magari i più giovani dicono, non lo guardo, non ho abbastanza attenzione. E i più grandi dicono, non lo guardo, non ho abbastanza tempo. Quindi è lose-lose in quel senso, ma whatever. Swallow e Swampert. Boh, non so se posso vincere. Non dovrei sottovalutare il mio avversario, solo perché sembra che è un team in game. Voglio fare fuori Swallow. Chi? Fuck Rapid Artigli, ok? È di moda adesso dare Rapid Artigli in Pokémon che sono già veloci. What is happening? Quindi adesso mi fa fuori Venusaur con Baldeale. Boh, l'avrebbe fatto comunque forse, ma... Damn it, man. Che vita. Altro che lumi in polvere dovrebbe essere bannato. Beh, almeno non mi può far fuori neanche con idrocannone, penso. Ok. Mamma mia, ho anche scelto Blastoise in squadra perché non stavo pensando. Andiamo bene. Ok, Energy Palla e poi portiamo via un attimo Gallade. Torniamo subito, eh. Penso giusto in tempo per farmi colpire da un idrocannone. Nah, Swampert è andato. Gli ho insegnato caduta libera un po' perché ha valore strategico e un po' perché la signature move del Charizard di Ash è movimento sismico. Ma movimento sismico nel gioco non è ai livelli di movimento sismico nell'anime. Invece caduta libera è un po' più come quello, no? Prima lo porta su nello spazio e poi sbang. Quindi, beh, questo è il mio ragionamento. Se non ha senso, sorry. Uso un elettrotela per sicurezza. Boom, non penso che basterà. Invece basta, guardalo. E voilà. Sdoppiatore. Beh, direi che sto tizio col suo piccolo team in game se l'ha cavata mica male, dai. Meglio di alcune persone che incontro. Con i leggendari senza strumenti. Mi ricorda me, perché io, almeno in passato, io facevo così quando iniziavo un gioco. Cioè, prima avevo, diciamo, nei primi anni, la mia strategia, diciamo, quando ero piccolo, era usa lo starter e vinci tutto con lo starter. Poi... nella quarta e nella quinta gen è diventato cattura nei primi percorsi 6 Pokémon abbastanza diversi fra loro e usa più lo starter, cioè 5 più lo starter e usa quelli fino alla fine del gioco. E questo mi ricorda un po' quel mio stadio dell'evoluzione. Sto aspettando che il tempo finisce. Neo, non preoccuparti, non sono uno che ti prende in giro. Bye. Tyrone. Magmar. Ok, Tyrone. Tyrone. Let's do this.
Io sono Rocco e ho Metagross e poi lo faccio mega evolvere e vinco. Forse quest'anno la musica del campione, chi lo sa, beh. Posso usare protezione e... vento in coda? Ora, se presumo che quel brasiliano di prima aveva un Greninja citato con attacco speciale al massimo, so che il mio Pidgeot può reggere un geloraggio da un Greninja con mutatipo e attacco speciale al massimo. Penso. Bella mossa, bella mossa. Bella mossa. Se i miei Pokémon non fossero entrambi speciali sarebbe molto bella, anzi. E la mossa prescelta è Acqua Patto, ok. Wow, brutto colpo. Sai, alla fine non è stata così una cattiva scelta. Ora il mio doppio Zampillo non può essere messo in atto. Quindi mi accontenterò forse di usare Trespolo. Dovrebbe proteggermi dalle mosse elettriche di Luxray. E darmi una seconda chance. Sì, Luxray non è male in difesa speciale. Questo me lo ricordo. Quando ne allenavo uno. Ok. Notte sferza. Fulmin denti. Au. Bene, niente più zampilli. Niente più zampilli, ma non ci servono. Non ci servono perché? Perché forza sfera per Greninja e boh. Tifone su Luxray. Magari non basta. Dovrebbe, ma magari no. Ok. Ma ogni Greninja sconfitto mi riempie di gioia. Quindi non mi posso lamentare. Visto ora Magmar è al sicuro. E c'è anche Haxorus. Venuta tutta la famiglia oggi. Boh. Direi che un doppio zampillo ci starebbe quasi, perché tanto è Magmar, ma... uso tifone su Magmar e... E poi zampillo con Blastoise, che è debole, però se Magmar sopravvive dovrebbe bastare a finirlo, ok. Non è sopravvissuto. Quindi questo sarà uno zampilletto da niente. Il mio Blastoise ha anche specchio velo, che però sto pensando di rimpiazzare con il buon vecchio... Pessima scelta, amico, il buon vecchio geloraggio, perché non trovo mai un'occasione di usarlo. Pessima scelta! Beh, non forse non così pessima, perché non so adesso se sono più veloce di Haxorus. No, uso adesso specchio velo, tanto per. Se sono più veloce di Haxorus, mi piacerebbe copiargli Drago Pulsar. Voilà! Guardate Pidgeot! Ah! Bok! Beautiful! Bene, bene. Penso che per oggi può bastare, gente. Grazie mille dell'attenzione. Questo era così. Vi detto. Su. Sul doppio zampillo. buona giornata. Bacioni.